andare giù. Se vuoi crescere davvero non ti lamentare più. Linda Suarez, direttrice di Pink Life, siamo pronti per l'uscita numero 18 di questa bellissima rivista. Parliamo un po' dei personaggi che hai coinvolto in questo nuovo numero e delle edizioni particolari. Ciao Gianni, sono felice di presentarvi il numero 18 di Pink Life Magazine con Francesco Cicchella in copertina. Felicissima perché lui è il personaggio dell'anno, ha vinto tale e quale show e si è prestato anche per Pink Life a varie trasformazioni, per cui ci sono delle foto all'interno bellissime, già la foto di copertina è dir tutto, quindi come posso dire, sempre più in alto. Linda, Pink Life si caratterizza per tantissimi inserti particolari, tante idee innovative, ma soprattutto tanti servizi importanti su personaggi e eventi del momento, tra cui anche la One Fashion Night, che è stato il momento clou di questa stagione. Come hai anticipato, c'è un inserto speciale sulla One Fashion Night con tutte le foto della serata, del red carpet, le foto degli ospiti che hanno omaggiato con la loro presenza il party di Pink Life. Felicissima del successo. Ci sono delle bellissime interviste a personaggi di spessore napoletani quali Peppino Di Capri, che abbiamo visto anche sul grande schermo con Natale col Boss, ad Alessandro Cannavale, un giovane produttore cinematografico che insiste a voler lavorare sul territorio napoletano, a tanti artisti, tanti cantanti. C'è soltanto tanto da leggere, correte nei punti di distribuzione per leggere tutti i contenuti di Pink. Pink Life è moda e tanta moda a grandissimo livello, seguendo tanti eventi importanti, ma soprattutto aziende che hanno veramente spessore qui in Campania e in Italia. Sì Gianni, come tu sai, Pink Life fa un taglio moda, per cui ci sono sempre le solite rubriche curate dagli stylist che parlano dei nuovi gusti, le nuove tendenze della moda, per cui Pink Life è tanta moda, tanta musica, tanta arte, tanto contenuto. Correte a prendere la copia.